Buongiorno, e grazie mille per l'invito. Allora, il tema di oggi è chiaramente la scuola. Tutti in questi mesi, diciamo, del lockdown abbiamo capito l'importanza della scuola come sia elemento della nostra vita quotidiana, sia soprattutto come infrastruttura sociale, una delle forse la più importante infrastruttura sociale di cui il paese disponga. Ed è proprio nel momento della sua assenza, il fatto che i ragazzi non andavano più a scuola, che ce ne siamo resi drammaticamente conto. C'è però un aspetto della scuola che spesso non viene colto nel dibattito, che è quello dell'edilizia scolastica, ed è invece uno degli aspetti cruciali su cui riflettere in questi mesi e soprattutto su cui riflettere in futuro, perché sappiamo che uno dei grandi assi su cui bisognerà intervenire sul fronte della scuola nei prossimi anni, non a caso uno dei temi che in questo momento sono oggetto del dibattito per il Next Generation Europe, quindi diciamo il Recovery Fund, e proprio quello della ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Ci sono due motivi per cui l'edilizia scolastica è centrale, diciamo, nel ragionamento su quale deve essere la scuola del futuro. Il primo riguarda la didattica. Noi sappiamo che il nostro patrimonio edilizio scolastico, i nostri edifici scolastici sono vecchi, due terzi sono stati costruiti prima del 76, quindi hanno problemi ovviamente di sicurezza e di stabilità strutturale che sono centrali, di cui si parla, pensate, legislazione antisismica, hanno dei problemi altrettanto importanti, forse ancora più importanti, di sostenibilità ambientale, energetica, pensate agli edifici, diciamo, soprattutto costruiti negli anni 70, in termini di dispersione energetica, ma un aspetto per me centrale, ma che forse non è ancora stato focalizzato nel dibattito, è proprio quello del fatto che la forma delle scuole, delle aule, dei corridoi, degli ambienti scolastici condiziona moltissimo il modo con cui si fa scuola. Non a caso il nostro patrimonio edilizio scolastico è stato pensato avendo in mente un solo modo di insegnare, che è la cosiddetta lezione frontale, lezione dalla cattedra. Pensate a come sono strutturate le aule, con i banchi a schiera, la cattedra, in alcuni casi ancora il predellino, la lavagna, eccetera, eccetera. È chiaro che quello riflette un modo di insegnare che però oggi sappiamo è un modo di insegnare superato. Lezione frontale può servire in alcuni contesti, però non può essere l'unico strumento nelle mani di un buon docente. Un buon docente deve anche capire quando alternare appunto la lezione frontale a, per esempio, lavoro di gruppo, a, per esempio, lavoro di ricerca nei laboratori, ad esempio, studio individuale, ad esempio, utilizzo delle nuove tecnologie, delle tecnologie digitali per fare ricerche, svolgere, diciamo, compiti di un certo tipo. Quindi è chiaro che la struttura delle nostre aule e delle nostre scuole in generale va contro quelli che sono i canoni della didattica. Quindi le nostre scuole vanno profondamente ripensate anche da un punto di vista funzionale, da un punto di vista progettuale. E questo sarà uno dei grandi temi che ci porteremo avanti nei prossimi 20 anni, che richiede, come potete capire, un ingente sforzo finanziario. Noi abbiamo stimato che ristrutturare l'intero patrimonio dell'edilizia scolastica in Italia possa costare qualcosa dell'ordine di 200 miliardi, quindi diciamo più del 10% del. Il secondo aspetto per cui la scuola è cruciale, diciamo, per il futuro del paese in generale, della nostra società, riguarda il ruolo di presidio territoriale. Noi sappiamo, gli andamenti demografici ce lo dicono, che la scuola perderà studenti, secondo le nostre stime, nell'arco di 10 anni, 1 milione di studenti in meno, ovviamente cominciando dai gradi più bassi per poi salire fino alle scuole superiori, un arco di 20 anni probabilmente questa cifra è destinata a raddoppiarsi. Quindi da gli attuali 8 milioni e mezzo di studenti che frequentano le aule italiane passeremo a qualcosa intorno ai 6 e mezzo. È chiaro che questo comporta un abbandono di fatto di strutture importanti, soprattutto siccome il calo demografico non è uniforme fra città e provincia, aree interne e aree urbane, soprattutto a cominciare dalle aree esterne. Quindi un tema di grande importanza è quello di ripensare il luogo scuola come, diciamo, un luogo dove fare
cose anche diverse dalla scuola, come un centro civico, questo è un tema che è sempre più discusso fra chi progetta scuole, ma anche in generale come il luogo centrale per la comunità. In molte comunità montane la scuola primaria è l'unico presidio, diciamo, che rimane anche l'unico punto di aggregazione della comunità locale. Se non vogliamo l'abbandono di queste località, se non vogliamo lo sgretolamento, diciamo, di parte del nostro territorio, è chiaro che la scuola dovrà giocare un ruolo centrale anche dal punto di vista urbanistico.